Il tesoro di Shirin. Gatto, pingue, lei, e quindi sono Pignanta Lilleri da parte, ecco. Ciao amico, ben arrivato. Sai, stavo contando un bel po' di lilleri che ho messo da parte. Vuoi sapere che cosa ci voglio comprare? Fino a ieri avevo le idee chiare. Già, volevo comprarmi un bel pannocchiale per guardare lontano, come quello che ha Gipo Scribantino. Oppure mi sarei voluto comprare un bel paio di stivali nuovi. Già, però devi sapere che oggi è arrivata una notizia. Ascolta. Ecco. I regni delle fiabe del sole non hanno più acqua. Devi sapere che il grande pozzo si è seccato e bisogna scavarne uno nuovo. E quindi Principessa Odessa ha messo a disposizione tantissimi lilleri, 1.000 mi sembra. Però devi sapere che non bastano e quindi ha chiesto a noi fiabeschi di mettere un po' dei nostri risparmi per raggiungere la cifra giusta per costruire il pozzo nuovo. Io sono sicuro che riusciremo a raggiungere la cifra in poco tempo. E adesso, amico, sarà meglio che continui a contare i miei lilleri e poi ci vediamo dopo al chiosco. Giudici, codici, medici, melodici. Ecco. E sono altri Pignanta Lilleri. Ceci Lilleri d'oro. Che bello avere un fratello come Abu Zazà che ti regala un tesoro di monetine. E adesso cosa mi ci posso comprare con tutti questi lilleri? Vediamo, ho una lista lunga come la pista del deserto. La bambola di Scheherazade l'incantatrice. Una trottola. Una pallina matta che salta e zompa. E vediamo, potrei anche comprarmi delle costruzioni. Così ci faccio un castello. Un castello più bello di quello di Principessa Odessa. E poi posso anche comprarmi una penna magica per evitare di fare errori, e poi un album, i colori per dipingere, e sicuramente mi rimarranno anche i soldi per i dolci. Shirin ha un bel tesoro, Shirin ha un bel tesoro. E questo cos'è? Principessa Odessa e i suoi sudditi doneranno i risparmi per la costruzione di un pozzo nei regni di Fiaba del Sole. Donare i miei risparmi? Ma per la barba del sultano non ci penso nemmeno. Con tutto quello che costa un pozzo, a cosa gli serviranno i lilleri di una genietta? Buongiorno, Shirin. Hai letto anche tu l'invito di Principessa Odessa? Baliabea, ti ho portato un po' di lilleretti. Ah, il nostro folletto è sempre il più generoso. Dovremmo tutti, e sottolineo tutti, prendere esempio da lui. Allora, come sta andando la raccolta? Gli abitanti del Fantabosco sono generosi, speriamo di farcela. Ecco qua, questi sono gli ultimi lilleri. E tu, Shirin, hai qualcosa da dare? No, non ho una pigna di niente. Per forza, sei sempre al bazar a comprare dei giocattoli. Comprare giocattoli non è così grave, però un lilleretto da parte ogni tanto... Non sei riuscita a mettere da parte neanche un centesimo. Come faccio? Non ho nemmeno un salvadanaio. È tutto lì il problema. Te ne costruisco uno. Sì, così prima o poi potrai essere utile anche tu. Allora, amiche mie, io vado al chiosco. Arrivederci. E Shirin, passa da me a prendere il salvadanaio. D'accordo? Ciao. Vado anch'io. Mi dispiace, Baliabea, di non poterti dare niente. Beh, prima o poi sarai utile anche tu. Speriamo. Hai visto, Shirin? Il cielo è tornato chiaro e ha anche smesso di piovere. Pensa che bello se uscisse un grande arcobaleno e trovassimo il suo tesoro. Poi io potrei finalmente smettere di andare in giro per il Fantabosco a piedi a chiedere del denaro. Shirin, sei proprio sicura di non avere neanche un centesimo da dare? Nemmeno un centesimo. Beh, non ho detto una bugia. In fondo è vero che non ho nemmeno un centesimo. Questo salvadanaio è pieno di lilleri d'oro. Beh, non gli serviranno proprio i miei soldi. Ma sì, con tutti i cavalieri, le fate, i folletti. Vuoi che non raccolgano i soldi necessari per il pozzo? Altro che arcobaleno. Beh, e allora adesso andiamo al bazar! Amico, se me l'avessero chiesto, avrei detto con sicurezza che Shirin ha un salvadanaio.
E lei dice di no. E quindi sto cominciando a prepararne uno. Ti faccio vedere come si fa. È molto semplice. Milo? Oh, Milo, caro amico. Oggi non ho proprio tregua. Guarda qui. I conti non tornano. Ho provato e riprovato, ma non riusciamo a raggiungere la cifra che ci serve. Io, principessa, sono sicuro che ce la faremo. Beh, spero che tu abbia ragione. Intanto vado a incontro a Baliabea. Speriamo che la sua raccolta sia un po' più ricca. Ciao, Milo. Ciao. Ci pigna, vedere la nostra reginetta così affidabile mi rende pieno d'orgoglio. Eh sì, beh, sono contento che abbia preso sul serio il suo impegno. Allora, per costruire un salvadanaio ho preso a città laggiù una bottiglia di un succo di frutta, poi l'ho colorata e ho ritagliato questa fessura. E tu per fare questa fessura fatti aiutare da un grande. Poi ho preso dei cartoncini colorati e come vedi ho ritagliato gli aculei di un porco spino. E adesso devo incollarli sulla nostra bottiglia. Ecco fatto. Adesso dobbiamo decorare il muso del nostro porcospino. Quindi ho preso due palline di carta che adesso incollo con del biadesivo. E adesso decoro gli occhi con un pennarello nero. Poi ho preso un cartoncino arancione e ho ritagliato due piccole guance. Ecco fatto. Adesso non rimane che fare le zampette del nostro porcospino. E quindi ho preso quattro tappi di sughero che vado ad incollare con del biadesivo. Ecco fatto. E il nostro salvadanaio porcospino è pronto. Carino, no? Ciao, Milo. Allora, come va la raccolta dei soldi per il pozzo? Va bene, vero? Ecco, forse Gipo ci potrà dire qualcosa di nuovo. Mancano ancora molti lilleri. Sudditi di principessa Odessa, siate generosi. E Milo, che cosa succede se non si raccolgono i soldi sufficienti? Non si scava il pozzo. Se non si scava il pozzo? Ghiande e pinoli, non ci voglio neanche pensare. Grandi e piccini non potrebbero più bere. E poi non ci sarebbe l'acqua per irrigare i campi. Insomma, un pozzo garantisce la vita. Dobbiamo assolutamente recuperare quei lilleri, altrimenti sarà un disastro. Un disastro, sì. Già, ma non ti rattristare. Sono sicuro che ce la faremo a raccogliere quei lilleri, con l'aiuto di tutti quanti. E anche una genietta può dare il suo aiuto, vero? Ma certo! Soprattutto se la genietta possiede un salvadanaio. Ecco qua, tieni, è grazie per te. Grazie mille. Ah, aspetta. Manca la monetina. Oh no, anche la monetina. Sì, quando si comincia a risparmiare, una monetina è quello che ci vuole. Lo terrò da conto. Grazie Milo, ciao. Ciao Shirin. Cara Balia, ci servono 500 quinquaglia lilleri. Beh, ci sono un bel po' di monete qui dentro. Speriamo che bastino. Andiamo da Milo, ci aiuterà a contarle. La più bella bambola dei mondi d'Oriente, la trottola dei regni di fiaba e questa palla. Aspetta, ferma! Questi più altri ceci lilleri fanno... Fanno?
1500 quercianta. Sono tanti soldi. Sì, ma non bastano. Grazie, Milo. Questa pala mi ha fatto correre per tutto il Fantabosco. Beh, volete giocare con me? Cosa succede? Succede che non siamo riusciti a raggiungere la cifra per il pozzo. È tutto per pochissimi lilleri. Io non ho più neanche una moneta in tasca. E io ho dato tutto quello che il regno poteva, compresi i miei risparmi personali. E quanti soldi mancano? Ceci lilleri. Sì, ceci lilleri. Mm. E i regni di Fiaba del Sole potrebbero avere il loro pozzo nuovo. Averceli quei ceci lilleri. Però forse potremmo ricominciare il giro del Fantabosco. Vuoi che tra tutti i tuoi sudditi nessuno abbia ancora una moneta in tasca? E poi Shirin potrebbe darmi una mano. Shirin, quella genietta pensa soltanto a giocare. Invece, forza, portiamo tutto quello che abbiamo già raccolto alla reggia. Andiamo. D'accordo, andiamo. Tutte le lampade senza genio, ho speso proprio ceci lilleri per comprare i giocattoli al bazar. Se li avessi tenuti avrei potuto aiutare Milo, Principessa Odessa, Balia Bea. Però una cosa la posso fare. Posso prendere i giocattoli, riportarli al bazar e farmi ridare i soldi. Sì, farò così. Ci manca solo che si metta a piovere. No, il temporale ormai è andato, sta tornando il sereno. Cari amici, raccogliere del denaro per una buona causa è un impegno ultra superiperarci, extra pignoso. Riposiamoci un pignuto. Eccoli lì seduti. Bene, donerò i miei lilleri. Però, aspetta, se vedono il mio nome sullo scrigno, capiranno che ho detto un sacco di bugie. Oh, per la barba del sultano, adesso come faccio? L'arcobaleno. L'arcobaleno? Ma certo, potrei fare apparire un tesoro di lilleri alla fine dell'arcobaleno. Non ho ancora usato il mio desiderio del giorno. Sì, sì, farò così. Sembra niente a dirlo, ma sudditi, mettete le mani nelle vostre tasche e donate quel che potete. Già, ma una volta vuote le tasche... Eppure a me sembra di avere la convinzione di non aver fatto abbastanza. Oh, non pensarlo nemmeno, cocchina. Sono così fiera di te e del tuo impegno. E potrei impegnarmi anch'io. Hai trovato degli altri soldi? No, però potrei trovare un tesoro. E come? Con una mappa, un'indicazione o forse una formula magica? Beh, ho ancora il mio desiderio del giorno da esprimere. Ma con il tuo desiderio non puoi far apparire una ricchezza che non esiste. Però potrei chiamare un arcobaleno e... E alla fine potrebbe esserci un tesoro. Senti, Shirin, noi apprezziamo, ma... Ma perché non la facciamo provare? Sì, io ci voglio provare. Tieni, Milo. Assonai, Masannai, Darashiri, Giri, Giri. Guardate! Per tutti i gioielli della corona inizio a crederci anch'io. Ma è veramente un tesoro! E lo dicevo io! Contiamoli! Questo è un tesoro pieno di sorprese. Ceci, lilleri! Proprio quello che ci mancava! È il tesoro dell'arcobaleno! O magari il tesoro di Shirin. Che cosa ci fa questo scrigno con scritto Salvadanaio di Shirin? Ma non avevi detto di non averne uno? Me l'ha regalato mio fratello Abu Zazà. Sì, dentro c'erano dei lilleri e io volevo comprarci dei giocattoli e infatti li ho comprati. Però poi non mi bastavano i soldi per il pozzo. Mi sono vergognata tanto e così ho fatto... E così hai fatto apparire il tesoro dell'arcobaleno. Sì. Non è bello, Shirin, essere avari quando c'è qualcuno che ha bisogno. E dire bugie poi... Principessa Odessa, però Shirin... Anche se con un po' di tempo ha capito e ha donato i suoi risparmi. Mm-hmm. Ah, e lì c'è ancora una moneta. Quella puoi tenerla, Shirin.
Apprezzo molto il tuo impegno, anche se ci hai messo un po' a capirlo. Beh, andrò da cuoco Zivippo e ti farò preparare un buon gelato. Pistacchio e cioccolata? Pistacchio e cioccolata. Ed ora a noi, Caravaglia. Andiamo alla reggia a portare tutti i soldi. Valia, ma posso venire anch'io? Ma certo, mi aiuterai a spingere il carretto. Beh, amico, essere generosi è una cosa che si impara. Shirin ci ha messo un po' di tempo, ma alla fine ha capito che era importante che donassi i suoi risparmi. Beh, certo che la sua bambola la comprerà tra un po' di tempo, però adesso ha avuto la soddisfazione di sapere che i suoi soldini sono serviti per dare l'acqua ad un paese intero. E poi qui al Fantabosco non le manca niente. Certo, è importante non esagerare nel volere per sé sempre qualcosa di più. Lo dice anche questa filastrocca. Se mangi oltre la fame, non senti più i sapori. Se conti i soldi a fiume, non hai più desideri. Se hai troppi vestiti, poi non li metti mai. Se fai viaggi infiniti, non sai più dove stai. Tra il poco che ne manca e il troppo che ne avanza, c'è sempre una via di mezzo e si chiama abbastanza. Adesso devo andare, ma torna a trovarmi, mi trovi qui al Fantabosco. Ciao, a presto.